Gianni Colacione qui all'undicesimo congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Nicola Avono che è il tesoriere dell'associazione radicale torinese Adelaide Aglietta. Con Nicola intanto volevo preliminarmente chiedergli se aveva ascoltato un pochino, siamo al secondo giorno di questo dibattito congressuale, cosa gli sembrava un pochino anche dell'effervescenza un po' che abbiamo sentito nelle relazioni soprattutto del tesoriere, insomma che idea si era fatto di ipotesi di provvedimenti, diciamo, o insomma soluzioni che si potevano dare e che usciranno e che magari tu volevi proporre o che avevi in mente ai problemi che poneva il tesoriere. E poi parliamo dell'associazione della Aglietta. A te. Intanto grazie Gianni e un saluto a tutti i telespettatori della Web TV. Sì, io sono arrivato ieri, ho seguito il congresso sin dall'inizio. Concordo con te che forse la relazione di Michele De Lucia è stata quella più tra virgolette dirompente, quella sicuramente che apre di più la discussione all'interno del congresso. Devo anche dire, glielo riconosco a Michele, che non è la prima volta che in questi anni, sia da tesoriere sia da semplice membro di direzione, che anche già in diversi comitati ha posto il problema della galassia. Questa volta l'ha posto in una maniera ancora più precisa e puntuale e dalla prospettiva di tesoriere, e in questo mi sono molto tra virgolette rivisto, nel senso di sentito coinvolto, e credo che in buona parte abbia ragione Michele nel porre il problema, che in realtà il moltiplicare delle associazioni, delle tra virgolette diverse magliette che possiamo indossare, negli ultimi anni ormai non abbia più pagato. Cioè, se anni fa l'idea era quello di moltiplicare i fronti di azione per poter moltiplicare le persone che in qualche maniera orbitassero intorno al partito e si impegnassero nei vari fronti di lotta, ora purtroppo forse non totalmente per demerito nostro, anzi credo che nella buona parte non ci sia un demerito nostro, quanto proprio un diverso cambiamento delle condizioni politiche, economiche, sociali del nostro paese. Questo non paghi più, lo si vede nel risicato numero ad esempio dell'associazione Luca Coscioni rispetto a Radicali Italiani, cosa che fino a qualche anno fa era l'associazione che aveva quasi il doppio, se non di più, del numero di associati rispetto a Radicali Italiani. Ora la difficoltà è veramente una difficoltà complessiva di tutta l'area, e io credo che se facessimo la famosa reduzio ad unnum, ma io guarda te lo dico, in questo te lo dico anche in maniera scomoda, perfino a livello delle associazioni locali, io ci tengo molto alla mia baracca di associazione radicale della Aglietta, ma veramente molto. È ormai un pezzo di me, 10 anni della mia vita, però se tutti quanti potessimo in questo dato momento storico, poi magari tra 5 anni cambiamo di nuovo, noi radicali siamo appunto biodegradabili, quindi sappiamo facilmente cambiare, convertirci ad altro, da laici libertari quali siamo, arrivassimo a tutti quanti poter parlare una lingua sola, una solo, non sarebbe tanto di aiuto a magari appunto a noi di Torino, che siamo comunque una realtà abbastanza radicata, conosciuta e tra virgolette grande, no? Rispetto ai numeri soliti radicali. Ovvio, noi facciamo le cose come associazione radicale della Aglietta,
ma tutti quanti a Torino dell'ambito politico e anche abbastanza a livello della cittadinanza sanno che siamo i radicali. E qualsiasi tra virgolette è l'etichetta e la maglietta che ci mettiamo addosso. Purtroppo non è così però nella maggior parte delle realtà territoriali, soprattutto dove i numeri sono pochi e dove i compagni militanti fanno fatica a relazionarsi con il personale politico e a far sapere che quelle quattro iniziative che vengono fatte all'anno sulla spinta di una campagna nazionale sono dei radicali, sono del partito radicale. Poi è indipendente da come si vada alle elezioni. Io poi dico anche, per me fa, cioè a mio parere fa, il fatto che noi tutte le volte andiamo con un nome diverso. Sì, negli ultimi anni siamo andati spesso e volentieri con la lista Bonino, la lista Bonino-Pannella. È vero, prima presa da quella rosa nel pugno, molte volte non ci presentiamo. E la politica, il voto purtroppo è anche una questione di affezione. Molte volte se una persona dice, vabbè, a queste comunali ho votato Partito Democratico, a queste politiche io volevo votare radicale, ma ho votato Partito Democratico perché non si poteva, voto anche quest'altra volta Partito Democratico, ODS, quello che era prima, ed è una cosa che secondo me a lungo andare incide molto. Quindi tu intendi praticamente una certa, ci vorrebbe, vediamo se ho capito bene, una certa maggiore intelligibilità verso l'esterno, sì, dei soggetti radicali. Sì, io parlo anche ad esempio nella rappresentatività territoriale, questa è una cosa che io sostengo da quando sono militante di Radicali Italiani, da 10 anni a questa parte, anche quando ero membro di comitato, cioè se io ad esempio sono membro di Comitato Nazionale di Radicali Italiani e sul mio territorio rappresento i Radicali Italiani, se faccio una stronzata, vabbè, ne pagherò le conseguenze politicamente, ne pagherò le conseguenze a livello nazionale, cioè, ma non può essere che tu non parli per il partito, tu non parli per il movimento, perché poi invece ci sono realtà dove ci sono invece gli stronzi di turno e li abbiamo tutti conosciuti, alcune realtà ligure, alcune realtà di altri posti, non sto qua a citarli, dove poi invece com'è che diceva Pertivi lì, Pertini, a figlio di puttana e mezzo, alla fine io lì, io intendo dire, non io Nicola Vono, io ligio, coerente, onesto e via dicendo, mi faccio lo scrupolo di se in quel comunicato devo uscire, come, quando, quello e perché, e poi invece molte volte saltano fuori persone che neanche sappiamo chi siano, che non sono iscritte non al partito, non a Radicali Italiani, ma manco all'associazione locale, che magari costa pure poco l'iscrizione, e poi magari si arrogano il diritto, perché magari conoscono un giornalista piuttosto che qualcun altro, di parlare a nome del movimento. E questa confusione, ovvio, è colpa, come noi diciamo sempre, la responsabilità è personale della singola persona, ma molte volte un po' è anche colpa nostra, cioè nostra come movimento, che tu dovresti, appunto, la rappresentatività significa che se a Torino Nicola Vono piuttosto che Silvio Viale piuttosto che Igor Boni parlano come radicali e hanno la possibilità di disconoscere se uno ha parlato arrogandosi il nome di radicali, non essendolo, non perché magari non perché uno dà una patente, noi siamo gli ultimi a dare le patenti, ma se non sei un iscritto, se non sei un militante, se non sei uno che ogni giorno fa iniziativa, non è che poi perché ti interessa per quell'elezione nel tuo comune di venderti come radicale, magari perché ti serve essere candidato nella lista del PD piuttosto che non lo so, e salti fuori, no?
Senti Nicola, a questo punto non ci resta che, mi sembra importante, parlare un attimino dei, delle iniziative di questa associazione radicale, che insomma è abbastanza corposa. Sai darci qualche numero, per esempio, non so, quanti siete e quali sono le iniziative più importanti che state trattando? Te lo dico subito, ovviamente da tesoriere lo so bene, siamo 213 iscritti. Abbiamo aumentato di molto il numero dell'anno scorso, di quasi un'ottantina. Ci eravamo dati un impegno congressuale l'anno scorso di raggiungere almeno i 200 iscritti. Erano 200 iscritti necessari alla sopravvivenza, nel senso che uscivamo da elezioni regionali per noi molto pesanti, che non avevano portato alcun tipo di risultato a livello di consiglieri, e invece purtroppo un esborso. Tuttora noi a Torino, per fortuna, cioè, manteniamo da anni una sede. I radicali hanno sempre avuto una sede, l'abbiamo cambiata, però è una sede nel centro della città, quindi ha comunque un elevato costo annuo di circa 9-10 mila euro all'anno. Per noi quindi i 200 iscritti erano a 25 euro, ricordo, essenziali per la sopravvivenza. Ovviamente non bastavano quelli, noi ogni giorno ci tassiamo, io ogni santo mese come tesoriere raccolgo gli euro per arrivare a pagare l'affitto. Questo potrebbe essere un dato scontato all'interno del nostro movimento, ma ovviamente si spera che questa TV sia vista da tanti dell'esterno, e dico che invece questo è un fatto di diversità radicale, e la diversità dell'autofinanziamento, del non finanziamento pubblico, del vivere il quotidiano in un modo diverso. Molte volte io ricordo sempre inadeguato, con i nostri difetti, con i nostri pregi, ma è assolutamente un modo diverso, e un modo, soprattutto lo voglio rivendicare, che ci siamo scelti di vivere in una determinata maniera. Nella nostra associazione ci sono persone che fanno da 35-40 anni politica, come Giulio Manfredi, come Silvio Viale, e quindi non è che non avremmo potuto, avessimo voluto prenderci il nostro cadreghino, cioè le conoscenze ovviamente, se uno vuole, non mancano, ma noi abbiamo scelto di vivere in una maniera diversa, abbiamo scelto di essere radicali e quindi di condurre una determinata, tra virgolette, vita. In quest'anno abbiamo concentrato le iniziative principalmente su due o tre fronti. Uno è il fronte giustizia. Ovviamente c'era tutta la questione del Satyagra, dell'amnistia a livello nazionale. Noi abbiamo cercato di declinarlo anche in una chiave piemontese, in una chiave territoriale, che è quella del garante delle carceri. Nel 2010, poco prima della chiusura della legislatura, o fine 2009, adesso non mi ricordo la data, però più o meno siamo lì, è stata approvata dalla ex giunta Bresso una legge di istituzione del garante delle persone prive della libertà, quindi anche delle persone, quindi soprattutto delle persone rinchiuse nei carceri, poi va anche ad esempio su quelle sui CIE, però ovviamente. E questa era una legge che già i nostri consiglieri regionali Mellano e Palma avevano proposto nella legislatura ancora precedente, quella 2000-2005. Nella legislatura successiva è stata finalmente approvata, ma il garante non è stato istituito, nominato. Ovviamente questo è dipendente anche dalla giunta che ne è seguita, perché è una giunta di centrodestra con a capo il presidente della regione Piemonte e quota leghista, e quindi anche quello ha pesato. Addirittura c'è una legge di un consigliere regionale del PDL Pedrale che ha proposto una legge per abrogare la legge precedente.
Noi abbiamo iniziato una lunga battaglia su quel fronte, prima con sciopero della fame del segretario del presidente dell'associazione, poi coadiuvato da staffetta da tutta una serie di militanti, poi siamo arrivati a una convocazione, una varie pressioni sul consiglio regionale, sull'audizione con il presidente del consiglio regionale Cattaneo, che si è espresso, questo bisogna darne atto, più volte sul nostro, sulla nostra richiesta, cioè dell'ente che rispetti la legge che lui stesso si è dato. Però purtroppo c'è l'impasse del Consiglio regionale, che ha già inserito più di una volta la nomina del garante all'interno dell'ordine del giorno, ma non è mai poi arrivato ad approvazione. Noi l'abbiamo sollecitato in tutti i modi, sia da dentro che da fuori, dentro tra virgolette, che da fuori il palazzo, con sit-in, manifestazioni, di tutto e di più. Siamo arrivati in queste ultime settimane, ultimo mese, ad utilizzare uno strumento in più. Questo grazie ai nostri due iscritti, che sono avvocati, Alberto Ventrini e Antonello Polito. Antonello ci ha segnalato un possibile strumento, che era quello della diffida. E così noi abbiamo appunto fatto la diffida nei confronti del direttamente del consiglio regionale, della giunta regionale. Questo è stato possibile perché per fare la diffida ci volevano delle persone, diciamo, che avevano un interesse diretto, grazie a dei detenuti del carcere di Asti, che ci hanno mandato la delega e si sono anche iscritti all'associazione. E questa diffida è stata appunto presentata in queste settimane, adesso vediamo qual è l'esito. Speriamo che appunto anche le sollecitazioni del presidente Cattaneo siano seguite dal consiglio regionale e si arrivi finalmente a una decisione. Ok, senti Nicola, in chiusura rapidamente, che abbiamo pochissimi minuti, qualche riferimento per informarci sull'associazione Adela Taglietta? www.associazioneaglietta.it. Si può scrivere la mail a info@associazioneaglietta.it o a tesoriere@associazioneaglietta.it. Sul sito si trovano tutte le iniziative, tutti i comunicati che giornalmente facciamo. C'è anche il link per aderire alla mailing list Radicali Piemonte, dove seguire sia le discussioni che ovviamente tutti gli appuntamenti che diamo, compreso l'appuntamento più importante, che è la riunione settimanale del lunedì sera alle 20:30 in via Botero 11/F. Ringraziamo Nicola Vono e salutiamo appunto, auguri per questa associazione, e gli diamo appuntamento su liberi.tv per queste e anche le altre interviste. Grazie ancora Nicola. Grazie. Grazie.